Allora, benvenuti a questo Svuota la spesa da Trani. Saluto anche tu, anche se sei completamente distrutto. Poi chi guarda anche i vlog, non lo so se questo Svuota la spesa andrà a finire dentro un vlog o no. In tutti i casi poi, da quello che è successo prima di questo video, riuscirete a capire perché siamo distrutti. Se non riuscirete a capirlo, potrete sempre chiedercelo nei commenti. Allora, oggi abbiamo fatto per la prima volta la spesa al DOC, anche se in realtà tantissimi anni fa, andatevi a rivedere quando siamo andati tanti anni fa al DOC di Mola di Bari, però adesso sarà veramente il nostro supermercato, andremo all'Eurospin una volta al mese, anzi forse anche di più, e almeno una volta al mese al DOC a fare la spesa. Questo è anche lo scontrino, vediamo cosa abbiamo comprato. Partiamo da questa cosa che, come vedete, è già stata aperta perché ce li siamo pappati, questi taralli all'olio d'oliva, gusto cacio e pepe. Lui se li è presi gusto calzone. Esatto, che sanno di cipolla, per esempio. E sono buonissimi, glieli ho invidiati molto. Quindi ogni tanto lui gentilmente mi ha fatto assaggiare uno e ogni volta io gli davo uno di questi. E questi li abbiamo pagati. Vediamo un po', taralli 1,99 euro. Erano in offerta comunque. Ah, erano in offerta, ok. Poi abbiamo preso questo bagno doccia brezza marina, morbido e vellutato, che ha un profumo, sentiamo, l'ha scelto lui, però direi che è buonissimo. Tu l'hai scelto in base a? Sì, in effetti ha una profumazione molto molto buona. Fresco. E questo, sì, è fresco assolutamente. E questo invece costa, eccolo qua, 2,19 euro. Ok. Poi, fresco rugiada, spuma di champagne per le lavatrici, come sapete se ne occupa. Poi lo viene in offerta. Lui, tra l'altro, proprio oggi abbiamo ordinato la nuova lavatrice qui per la nostra nuova casa di Trani, quindi poi ve la faremo vedere nei prossimi giorni quando arriva. Anche questo ha un profumo, direi, inebriante, posso dire? Inebriante? Molto, molto, molto buono. E questo costa, sono 30 lavaggi, 600 ml, questo qui l'abbiamo pagato, eccolo qui, 1,19 euro. Poi, qui nella nuova casa, nel bagno, che io sto tutto pulendo per bene, anche la cucina, perché diciamo che insomma io, per quanto riguarda gli standard, un po' di me, Massimiliano, non era a livelli adatti al nostro tipo di vita, quindi preferiamo dare una bella pulita, dopo vi farò vedere che prodotti ho comprato. Abbiamo preso per il nuovo bagno della nuova casa a Trani, per il vecchio bagno della nuova casa a Trani, questo della Selex. La Selex è questa marca del DOC che fa tutti prodotti basici, si potrebbe dire, a prodotti con dei prezzi ottimi. Ad esempio, prima vediamo quanto costa questo. Questo qui costa, dunque, spuma di champagne, senape, croissant, che adesso vi facciamo vedere, sempre, sempre di quella marca, i taralli ve l'ho già detto, eccolo qua, costa 1,39 euro, ok? Sempre della stessa marca, quindi Selex, che produce appunto per DOC, croissant integrali. Li proveremo domani mattina nella nostra terrazza della nuova casa Trani. Una delle due terrazze, che poi in realtà è un balcone, sono due balconi, uno dei due si affaccia sul mare, e faremo domani mattina la nostra prima colazione vedendo il mare. Non è proprio sotto la finestra, però si vede, e berremo il caffè assaggiando queste, vi diremo se sono buone oppure no. Ah, queste costano, questi croissant integrali costano 1,89 euro. Poi la rucola, sempre Selex, adesso vi facciamo vedere perché l'abbiamo comprata. E quanti grammi sono questa qua?
80 grammi. La rucola l'abbiamo pagata, vediamo un po', guardando lo scontrino mi è venuto in mente una cosa che adesso non vedo l'ora di farvi vedere. Abbiamo pagato 1,19 euro. Bene, poi ecco come useremo la rucola stasera. Pensate che è una cosa che quando abitavamo ancora a Bologna Massimiliano diceva sempre, perché guardavamo una vlogger pugliese che preparava dei panini con questo pane. Il pane normalissimo, insomma, come si chiama questo? Tartaruga. Tartaruga. Quindi abbiamo comprato 4 tartarughe che stasera andremo a condire come cena con una confezione di Emmental Selex. Andiamo a vedere anche un po' i prezzi. Allora, la rucola l'abbiamo già detto, le tartarughe 1,21 euro sono costate, 4, sì, e poi l'Emmental è costato 1,69 euro, e poi metteremo questi, molto contenti di aver trovato qui in Puglia tanti prodotti vegani e vegetariani al DOC per ora, ma poi andremo anche all'Eurospin, vi faremo lo svuota la spesa anche dell'Eurospin Puglia, il prosciutto crudo, naturalmente vegano, affettato vegetale, good and green, e il Mopur. Questi invece costano 2,69 euro l'uno, e poi abbiamo trovato, che metteremo sempre insieme a queste tartarughe, della Selex, quindi sempre questa marca che produce per i supermercati DOC, la maionese vegetale al 100%, e questa costa 1,39 euro. Quindi un ottimo prezzo, no? 180 grammi, 1,39 euro. Abbiamo comprato, anzi adesso appena finisco questo video, spero che Massimiliano vada a ripristinare la macchina del caffè, perché siamo ancora nel bel mezzo del trasloco, è tutto chiuso dentro ai cartoni. Cominceremo da oggi a provare questo caffè ristretto, capsule compatibili con macchine a marchio Nespresso. 30 di queste capsule, quindi non le compreremo più su Amazon, d'ora in poi compreremo quelle dell'Eurospin e queste della Selex al DOC. Costano, vediamo un po', 3,99 euro. Poi sempre dentro i panini metteremo la senape, sempre a marchio Selex. Questa invece è costata 1,69 euro. E poi, allora, questi biscotti sempre domani mattina sul balcone, farina 100% di grano italiano senza zucchero, con farina integrale senza lattosio, 500 grammi, ce li papperemo domani mattina. Questi invece costano, vediamo un po' se li troviamo, forse sì, forse no. Direi di no, eccoli qua, invece sì, 2,99 euro. E poi infine l'acqua, abbiamo preso un frigorifero, arriva domani, l'abbiamo ordinato da Amazon, anche quello. Nel frattempo abbiamo un piccolo frigo portatile, abbiamo comprato queste 6 bottiglie della San Benedetto Eco Green, sono le bottiglie da mezzo litro, e in queste invece le abbiamo pagate 1,40 euro. Sarebbe utile, sarebbe molto bello poter avere il confronto con i prezzi di voi che non abitate in Puglia per quanto riguarda prodotti simili che voi comprate, quindi per cortesia collaborate con questa nostra curiosità, ecco, se avete voglia, scrivendoci nei commenti quale di questi prodotti acquistate al nord e quanto li pagate in altri supermercati. Poi, delle famose pulizie grosse, sono andato sempre oggi, che è la nostra prima giornata tranne, in un negozio che si chiama Pro Shop, e ho comprato questo spick and span pavimenti e parquet amico degli animali domestici, igienizzante, ipoallergenico, neutralizza gli odori e effettivamente ha una profumazione pazzesca. Anche Massimiliano è rimasto veramente stupito di come buono. Costa 1,49 euro. Magari
Antonella potrebbe dirci se lo conosce e se ho fatto bene a comprare, anche perché ci sono delle piastrelle del bagno e della cucina che non mi convincono come sono state un po' trascurate, quindi ho preso come linea generale per pulire il bagno e la cucina, un po' tutta la casa, come multiuso generale, il Rio Melaceto con aceto di miele biologico, ok? E poi, e questo qua l'abbiamo pagato sempre da Pro Shop, 1,65 euro. Abbiamo comprato, prima di dirvi quello che stavo per dirvi, anche questo Vileda Super Mocio 3 Action, e poi ho comprato su Amazon del Fiocco, 3 ricambi che arrivano domani. Quindi in questo negozio ho comprato il Vileda, dove ce n'era già uno di Fiocco compreso, l'ho pagato 14,99 euro, che mi arriveranno con Amazon le altre cose. Allora, in un altro negozio di cinesi qua sotto casa abbiamo comprato dello Scottex e l'abbiamo pagato 1,35 euro. Abbiamo preso questo qua, domani arriva la nuova cucina IKEA, domani arriva anche l'IKEA, mamma mia. Domani arriva di tutto, domani arriva il tecnico del gas, il tecnico del nostro gestore telefonico per riattivare la linea internet, sì, domani in delirio. L'IKEA, montiamo la nuova cucina, il frigorifero da Amazon, domani l'altra lavatrice. Abbiamo comprato questo qui, lo useremo nella nostra nuova cucina IKEA, questo qui l'abbiamo pagato, Dual Power, eccolo qua, 1,50 euro. Poi ecco la domanda che facevo a Antonella, ma anche a tutti voi, questo problema con mattonelle del bagno e della cucina che chi abitava prima di qui ha visibilmente trascurato. Questo Quasar, prodotto di solito tutti dicono che insomma è pazzesco, tutti i prodotti Quasar dicono che sono incredibili, con candeggina, smacchia, deodora e antimuffa, e questo l'abbiamo pagato 2,50 euro. Vorrei precisare che dopo aver comprato questi prodotti per pulire la casa adesso, fare le pulizie straordinarie, poi ricominceremo a usare solo l'aceto bianco, magari lo metteremo proprio dentro questi due flaconi, no? Cosa ne pensi, Massimo? Useremo magari proprio questi per mettere l'aceto bianco quando finiremo questi prodotti, quando finiremo le pulizie straordinarie. E poi ho preso questa spugnetta per appunto pulire queste piastrelle che non ritengo abbastanza pulite. Queste qui le abbiamo pagate invece Vileda, no, questo è Pro Shop, eccolo qua, queste le abbiamo pagate 1,75 euro. Infine abbiamo preso la nuova cassettina per Candy, che con questa inaugura la sua nuova vita a Trani, è la prima volta che lascia una città, insomma, più o meno. Ah, il primo trasloco interregionale per Candy, quindi meritava di festeggiare con una nuova cassettina, ci sono anche le zampette, come vedete, in ogni angolo, sia internamente che esternamente, con relativa palettina che era in omaggio, che si aggancia non so dove, boh. E la cassettina è costata, dunque, è costata, lettiera regato, 11,95 euro. E questo per dosare la sabbietta che viene messa qua dentro, una caraffa normalissima, che è costata, bicchiere graduato, 1 euro. Abbiamo terminato. Io vi saluto senza troppe smancerie, perché non vedo l'ora di andare a bere il caffè. Vi saluto anche Massimiliano. Siamo distrutti. Ciao, vi racconteremo ciao a poi. Tutti. Non abbiamo dormito 3-4 giorni per il trasloco da Bologna a Trani, quindi subito ciao, a presto.